Buonasera. Allora, come avete visto sul sito dell'UG Vicenza, la serata si intitola Recuperare dati da partizioni TFS danneggiate. Come ha introdotto già Stefano, è un argomento che ho trattato anche nella mia tesi di laurea, di cui parlerò molto brevemente dopo. Per chi non mi conosce, ho scritto due cose su di me. Di lavoro faccio sviluppatore software e consulente informatico, come libero professionista. Quindi ovviamente se avete bisogno potete contattarmi. Quei pochi che mi conoscono principalmente per dei software che ho pubblicato online relativi al download di video da Rai, Mediaset, La 7, BBC, RSI, un po' di altre cose, e, perché sono quelli che vanno per la maggiore. E ho creato Recuperabit, che è il software che dopo vi presenterò e vi farò anche vedere in pratica come si può utilizzare per applicare le tecniche che poi vado a presentare in questa prima parte, che è più teorica, mentre poi dopo facciamo la dimostrazione pratica. E per chi è interessato alla grafica potete trovarmi anche su gimpitalia.it, di cui sono amministratore, che è una community italiana di GIMP. Ok, allora questa presentazione è divisa in tre parti. Nella prima parte vado a descrivervi il problema, cioè cosa significa ricostruire una partizione danneggiata per poi andare a recuperare i dati, perché si fa, in quali casi può essere utile. Poi la seconda parte vi spiego a grandi linee, riassumendo molto semplicemente, quali sono le tecniche principali per ricostruire un file system NTFS. E poi l'ultima parte vi spiego come funziona il programma che andiamo a utilizzare, anzi due programmi che andiamo a utilizzare, e vi dico cosa fanno. Ok, allora, per quanto riguarda la descrizione del problema, volevo partire da un concetto molto semplice, concetto che magari a qualcuno può essere familiare: il backup. Il backup è come un mostro di Loch Ness, tutti ne parlano ma nessuno ne ha mai visto uno, soprattutto quando ce n'è bisogno. Perché? Perché molti pensano già al recupero dati, ma in realtà prima di pensare al recupero dati pensate a fare i backup. Perché altrimenti, cioè, uno non dovrebbe preoccuparsi dopo che è successo qualcosa. Cioè, io non vado a fare un'assicurazione per l'auto dopo aver firmato la costruzione amichevole, perché potevo pensarci prima. Allo stesso modo, queste cose dovrebbero essere utilizzate in caso di emergenza, non come abitudine, perché altrimenti si rischia di perdere i dati. Questo sembra semplice e anche chiaro a parole, però poi vediamo che tutti quanti non fanno i backup, poi si trovano nei problemi. Mi è venuto in mente una discussione recentemente su un forum, anzi su una community online, Stack Overflow mi sembra, in cui una persona chiedeva: come faccio a recuperare questi, sono dei dati importanti? E uno gli ha risposto: ripristina e dai backup. E lui gli ha risposto: ma io non ho i backup. Come, hai detto che erano dati importanti? Cioè, capite che effettivamente, ma anche chi lavora in questo settore, come Kevin Ripa, questo articolo Let's Talk About Data Recovery, ha scritto: sono scioccato che un utente prenda le proprie cose più importanti, le foto dei bambini, i dati aziendali, eccetera, e non le tenga al sicuro, backup. E aggiunge, questa è bellissima: ho un'azienda che fa soldi in un settore che non dovrebbe nemmeno esistere, francamente. Quindi rendetevi conto. Perché andiamo a parlare di queste cose stasera? Perché le cose non vanno come dovrebbero andare, cioè le persone non fanno quello che dovrebbero fare, non si tutelano, non fanno i backup. E quindi andiamo a parlare di ricostruzione. Ma poi ci sono ovviamente più motivazioni. Un'altra motivazione potrebbe essere l'analisi forense, quindi quando si fanno indagini o perizie, o chi lavora in questo settore spesso ha a che fare con essenzialmente analisi di unità di memoria come hard disk, chiavette, lettori MP3 e altre cose che comunque contengono un file system. Quindi quello che
può essere una motivazione valida per fare un'analisi di un file system anche danneggiato. Danneggiato può voler dire diverse cose, può voler dire anche che è stato volutamente cancellato una parte del contenuto. In questo caso appunto torna utile fare questo tipo di ricostruzioni. Altro caso molto frequente, appunto, che dicevamo prima, i danni o gli errori che possono succedere. Perché? Perché ovviamente gli hard disk, soprattutto quelli meccanici come quello della foto, sono degli oggetti fisici che si possono rompere, o magari prima di rompersi del tutto possono cominciare ad avere dei malfunzionamenti che rendono parzialmente illeggibile il contenuto, oppure anche sì, il funzionamento non è proprio dei migliori. In quel caso bisogna cominciare subito ad agire prima che succeda l'irreparabile. Perciò, al prescindere dalle motivazioni, se voi andate a cercare su internet discussioni che si trovano appunto fin troppo spesso, che parlano di recupero di dati, eccetera, vi potete accorgere che molti consigliano, o senza a volte neanche capire bene cosa succedono, perché magari hanno letto di far così, eccetera, programmi che fanno carving. Sono tanti programmi gratuiti che fanno, sia liberi che anche gratuiti, proprietari, che fanno questa cosa. Il carving cos'è? In inglese tanto significa scavare. È una tecnica di recupero che praticamente si dovrebbe usare solo quando il disco è veramente distrutto, tanto che non si riesce in alcun modo a recuperare il file system, perché quello che fa è andare a cercare delle tracce di file di un certo tipo, magari JPEG per esempio per le foto, siccome hanno una struttura che inizia sempre per un certo tipo di byte e finisce sempre per quel tipo di byte, cercano questi due marcatori, in mezzo tutto quello che trovano lo salvano come JPEG e vanno avanti così. Questo ovviamente cosa succede? Ti comporta che non ti dà la struttura delle directory, non ti dà i nomi dei file, le date di modifica, eccetera, non ti dà nulla, perché non è in grado di estrarlo. È l'esatto contrario di quello che vogliamo fare noi, e che è l'argomento di stasera, cioè ricostruire un file system, che significa anche ricostruire la struttura. Nello stesso punto in cui si trova, praticamente, senza copiarlo. No, ricostruirlo nel senso non di ripararlo, ma di riuscire a interpretare la struttura che aveva. Quindi sì, non è che dopo ritorna funzionante. Nello stesso posto. No, però si riesce a leggere e a leggere il contenuto che aveva e tirar fuori i dati. I problemi più comuni quando c'è da fare questi tipi di recuperi possono essere due. Sì, principali, o i file cancellati, perché magari una persona intenzionalmente ha cancellato dei contenuti da un file system che magari comunque è integro, quindi funziona, però ci sono state delle cancellazioni perché uno ha voluto cancellare dei file e nascondere qualche traccia, e che è anche il caso un po' più semplice, perché appunto il file system è integro, però dobbiamo andare a vedere quelli che erano i file cancellati. Oppure può succedere di peggio, cioè la partizione non trovata. E quindi in realtà c'è, però il sistema operativo non riesce a trovarla, perché non è che guardi molto in giro. Guarda là, se c'è, bene, se no ti dice questo disco non è formattato, spazio vuoto, ok, bellissimo, però c'erano i miei file dentro. E quindi appunto quello che vogliamo fare è partire dal disco e tirar fuori la struttura, non solo il contenuto dei file. Il carving, una cosa che non ho detto, il carving fallisce quando ci sono dei file frammentati, perché non può sapere in che ordine sono i frammenti o se c'è un pezzo in mezzo che non appartiene al file originale, perché non se ne rende conto. Quindi quello è una limitazione. Se noi ricostruiamo la struttura del file system e troviamo l'informazione che ci dice che quel file era frammentato in tre parti, per esempio, in quell'ordine, su quel punto del disco, possiamo andare a ricostruirle esattamente come erano e tirar fuori esattamente il contenuto giusto, senza aggiunte o pezzi in più o in meno, che poi magari ti rendono il file illeggibile, ovviamente. Un esempio di risultato che potremmo ottenere è questo. Tanti di questi file sono quelli... scusate, ci sarebbe una linea con delle lineette così, ma non si vede qua, perché è grigia.
Comunque immaginate che è una struttura d'albero, e c'è la radice del disco root, poi ci sono quei file, i primi fino al 26 sono delle strutture standard che si trovano su NTFS, quindi in tutte le partizioni NTFS voi non li vedete ma ci sono. Poi magari c'è un file cancellato che io ho disegnato in rosso, oppure c'è un file normale, 65, dentro una cartella però che magari quella cartella lì, il suo dato descrittivo è stato perso perché il disco era rovinato, quindi l'ho disegnata in blu perché non è che ho letto che c'era quella cartella dal suo record, ma l'ho intuito perché il file che ci stava dentro come genitore aveva una cartella con scritto 64, quindi io ho immaginato che ci deve essere una cartella con quel numero, anche se non l'ho trovata. E viceversa, nei nodi figli di root, che è il 5, ho visto che c'era un 64. Unisco le due cose, qua sto già anticipando un po' come funziona il discorso, e mi rendo conto che lì c'era un nodo che in realtà non ho trovato da nessuna parte, ma l'ho dedotto. Quelli dedotti sono in blu. Messo in blu anche la cartella Lost Files, che è dove raccoglieremo i file che non siamo riusciti a collegare. Ok. Questo è un esempio per dirvi dove vogliamo arrivare stasera, è questo. Come lo facciamo? Allora, ricostruiamo NTFS. Alcune delle tecniche che sto spiegando e che vi mostrerò più tardi sono applicabili a diversi file system. Io ho studiato il mio lavoro di tesi NTFS e quindi vi parlo principalmente di questo. Alcune cose sono specifiche, altre no, però l'idea di base è comunque generica e potete, volendo, applicarla anche su altri tipi di file system. NTFS perché? Allora, due ragioni. Il primo è molto diffuso. Perché? Allora, ovviamente potete capire. Allora, tutti ne abbiamo uno a casa. Chiaro? Anche NTFS perché. Comunque c'è sui dischi esterni, quindi non solo sui sistemi Windows, ovviamente il logo di Windows 10 deriva da quello. E non sarà capito. No, era per dire. Ma non solo sui sistemi Windows c'è NTFS, come file system di sistema, ma anche sugli hard disk esterni. Se voi comprate in negozio un hard disk da mezzo tera o un tera, eccetera, sono tutti formatati in NTFS di default, che anni fa vendevano le chiavette formatate in FAT, ma FAT aveva delle limitazioni in merito al numero di file e anche alla dimensione dei file, che era abbastanza stringente, e quindi adesso i dischi li vendono tutti formatati in NTFS. Poi, una cosa che dovete tenere in mente è che NTFS ha una struttura variabile, cioè i pezzi sono sempre quelli, ma sono messi, ogni partizione li mette in modo, diciamo, non casuale, ma comunque possono essere in più punti, perché non ha una struttura fissa. Quindi anche le componenti di NTFS che servono a descrivere il contenuto del file system sono esse stesse dei file, che erano quelli che abbiamo visto nell'albero precedente. Quindi questi file possono trovarsi in più punti, più posizioni del disco, e questo da un certo punto di vista ci può anche complicare un po' il lavoro, perché se noi sapessimo che si trova sempre in quel byte potremmo direttamente cercare di leggere lì, e invece non è così. Però diciamo, le strutture sono standard, possono essere in posti diversi. Poi un'altra cosa che è una caratteristica di NTFS, NTFS è tutto organizzato in cluster, come anche FAT in realtà. Cioè, il disco è diviso in settori. I settori sono dei gruppi di 512 byte. Ma, quindi noi possiamo leggere il disco in settore per settore e leggere quello che c'è dentro. Ma NTFS è organizzato in cluster, che possono essere due settori per quella partizione, possono essere otto per un'altra partizione. Perciò, se noi non individuiamo quanto grande è un cluster, potremmo avere dei problemi, e vi spiego tra poco quali. Però prima volevo parlarvi anche degli elementi principali che andiamo a trovare nei settori o nei gruppi di settori su NTFS.
Noi praticamente leggiamo il disco e troviamo queste tracce, diciamo. Il boot sector, ce n'è uno all'inizio e uno alla fine della partizione, dovrebbero essere uguali se non ci sono problemi o danneggiamenti, perché uno ha la copia di riserva dell'altro. È un settore unico i cui ultimi due byte sono sempre 5,5 in esadecimale e AA in esadecimale. Curiosamente questa è la stessa firma, diciamo, dei boot sector del FAT. Quindi uno potrebbe anche trovare un boot sector del FAT e pensare che sia di NTFS e invece no, però. Di solito, fortunatamente, c'è la parola proprio NTFS dentro il boot sector, anche se non è obbligatorio, quindi non potete contare al 100% che ci sia. Però diciamo che la parte fondamentale è che il boot sector contiene delle informazioni come quanto grande è un cluster di quella partizione. Questo è un dato che ci serve assolutamente. Un altro dato che implicitamente mi dà è dove inizia la partizione, perché dove c'è quel settore lì inizia. Quindi se io trovo quel settore lì, o è l'ultimo della partizione o è il primo. E dentro c'è anche la dimensione in settori e in cluster della partizione stessa. Quindi se ero alla fine, leggo la dimensione, faccio una sottrazione e torno all'inizio della partizione. Quindi trovo, diciamo, quello che mi interessa è dove inizia, dove finisce è meno importante. L'unica cosa che mi interessa è dove inizia e soprattutto quanto grandi sono i cluster, perché se no è un problema. Poi, secondo elemento, i file record. Ovviamente ci sono tante righe, diciamo, di questa tabella, che è la master file table, e queste righe sono una per file, o possono essere anche più di una per un singolo file in realtà, però la maggior parte delle volte ce n'è una per file. Sono grandi due settori, 1024 byte, e iniziano con le quattro lettere file. Oppure se il sistema operativo ha ritenuto che quella riga fosse danneggiata, BAAD. Sono due firme diverse, però quella principale è file. E poi contengono tutta una serie di byte, strutturate, quelle sì, sempre in un certo modo, che mi descrivono con vari attributi i nomi dei file, i nomi, perché un file ha il nome Windows e il nome DOS, per essere retrocompatibile, le date, modifica, accesso, creazione, e se è una directory, una parte dei figli della directory sono dentro a quei due settori, se sono troppi ci sono dei riferimenti a questi che sono gli index record. Gli index record sono grandi 8 settori e iniziano per index. Questi contengono una lista di figli di una directory, cioè i file che sono contenuti dentro. Una directory può averne tanti, perché se una directory ha migliaia di file bisogna segnarseli tutti. Ricordatevi che il sistema operativo legge il file system dall'alto in basso. Infatti spaccate un nodo e tutto quello che c'è sotto non riesce più a vederlo. Questo ovviamente non va bene per noi. Ma per riuscire a leggere questi dati, che programma ci vuole? Vediamo tra poco. Non rovinarmi così. Una piccola cosa folcloristica, una nota folcloristica sulle date che trovate nei file record. Le date in NTFS sono valori a 64 bit che rappresentano il numero di centinaia di nanosecondi dal 1 gennaio 1601 UTC. Brian Carey giustamente aggiunge che è utile se dovete analizzare un computer che è stato usato nel XVIII secolo. Chiaro, no? Usare i timestamp di Unix era troppo brutto, quindi hanno voluto fare questa cosa che è, ovviamente vanno convertite quando scrivete un programma che interpreta i file record. Dovete prendere questo numero, dividerlo per 100, poi moltiplicare, alla fine viene fuori una data, che può essere modifica, accesso o creazione. Però, insomma, non è proprio stata la scelta migliore, secondo me. Vabbè. Allora, a grandi linee, come si fa la ricostruzione? Allora, si parte. Innanzitutto si scansiona il disco. Quindi facciamo un carving, ma non facciamo il carving dei file, facciamo il carving dei dati che descrivono i file, perché quelli sì hanno sempre una firma fissa. Quindi otteniamo tre liste, una lista di boot sector, che saranno quasi, cioè, poche manciate, diciamo, una lista di file, che sarà piuttosto ingente, e una lista di index record. Ovviamente se io scansiono un disco,
non è detto che tutti i file e tutti gli index che ho trovato siano della stessa partizione, potrebbero essere di partizioni diverse. Il secondo lavoro che dobbiamo fare è partizionare i dati, i metadati. Quindi dividiamo e cerchiamo di capire questi file sono di una partizione, questi sono dell'altra, perché altrimenti quando andiamo a costruire l'albero ci troviamo un miscuglio di più file che non c'entrano nulla. E quindi la struttura che io ricostruisco non è coerente, non rispetta quello che c'era effettivamente sul disco. Questa operazione si chiama clustering. Ecco, e l'ultima parte appunto, quando io sono abbastanza sicuro di aver diviso correttamente i file in gruppi, per ogni gruppo che mi interessa faccio la ricostruzione dell'albero. Quindi se vedo che trovo tre partizioni, una ha 5 file, l'altra ne ha 7 e una ne ha 50.000, io magari ricostruisco dal 50.000 e trovo tutto il mio disco, perché quegli altri potrebbero essere delle tracce di partizioni precedenti oppure di deframmentazioni, cose del genere. Ma come si fa la divisione dei file? Allora, bisogna guardare un po' di dati. Innanzitutto, la prima riga è il numero del settore dove voi leggete quel file record lì. Quindi ogni record è grande 2 settori, diciamo che su quelli pari magari trovate un file record che è il rettangolino colorato. Dentro al record potete leggere il numero del file. Dice io sono il file 30, ok, e quello di fianco a me dice io sono il file 31. Ok, intuitivamente uno dice vabbè, questi due sono della stessa partizione. Sì, però può succedere magari siccome uno ha sovrascritto delle parti di disco con altre partizioni che mi ritrovo a un certo punto 33-102. Allora, si può fare un calcolo molto semplice che è, vediamo per ogni file, secondo il suo numero, dove sarebbe il file 0. Per quelli rossi, il file 0 si troverebbe alla posizione 2956. Tutti i file rossi hanno lo 0 in quel punto, quindi tutti i file rossi sono della stessa partizione. Quelli blu invece, facendo lo stesso calcolo che è un conto semplicissimo, si fa 3026 meno 2 per 103, ottengo 2820. Quindi tutti i file con quel 2820 li ho colorati di blu perché sono un'altra partizione. Questo è un metodo semplice. Uno potrebbe dire sì, vabbè, ma allora ogni volta che vedi un numero che salta cambi partizione. No, perché se questo fosse stato sbagliato, tipo 5, io avrei detto che questa era una partizione, questa è un'altra e questa è un'altra ancora, invece questa e questa sono la stessa. Non avrei potuto notarlo facendo i salti. Invece con un calcolo semplicissimo si possono separare in modo accurato. Quindi se non ho capito male, cioè, in realtà gli riesci a capire qual è l'inizio della partizione su cui si trovano quei file? No, io capisco dov'è l'inizio della tabella dei file, che non è l'inizio della partizione. La MFT, la Master File Table, è uno dei file dentro NTFS che contiene tutte queste entry, ma non è all'inizio della partizione. Quindi quello sarà un altro problema, trovare l'inizio della partizione, ne parliamo tra poco. Però intanto io ho trovato dove inizia quella sequenza di record. Quindi quelli rossi iniziano in un punto, quelli blu in un punto. Sono due partizioni diverse quasi sicuramente. Un unico caso in cui può essere che siano la stessa partizione, non così ma dovrebbe essere un po' più staccati, è se questo file che contiene tutte queste informazioni era talmente grosso che il sistema operativo ha deciso di frammentarlo. Però, siccome il sistema operativo Windows, ma anche in realtà anche Linux e Mac, quando usano NTFS, riservano un blocco abbastanza grosso per la MFT, di solito succede che trovi due frammenti, tre al massimo, non di più. Quindi poi posso fare un'analisi delle informazioni contenute dentro quel file lì se è sano, per vedere se effettivamente risultano due pezzi diversi, allora li riunisco. Ma l'importante più che altro è che non si mescolino file di altre partizioni, piuttosto questa è una strategia che se sbaglia divide troppo, non mescola. Quindi l'errore è sulla suddivisione. Se mi sbaglio ho diviso in due pezzi una partizione unica, ma non ne ho mai unite insieme di diverse. Quindi è un approccio conservativo, diciamo, cioè che
preferisce stare sul lato sicuro. Però diciamo il succo è che dobbiamo dividerli accuratamente. Se non si dividono accuratamente, tutti i passaggi successivi saltano, perché se ho mischiato file di partizioni diverse e provo a metterli insieme, non viene fuori nulla di decente. Ecco, e a quel punto dobbiamo ricostruire l'albero delle cartelle, quelle che Windows e le interfacce grafiche di Linux chiamano cartelle, in realtà si chiamano directory. Cioè dobbiamo costruire questa struttura con una radice e tutti i nodi che stanno su, perché gli informatici vedono gli alberi a testa in giù, quindi la radice è in alto e le foglie sono sotto. Cosa si fa? Allora, noi facciamo il contrario di quello che fa il sistema operativo. Noi noleggiamo l'albero dall'alto verso il basso. Noi partiamo da un qualsiasi nodo o file e lo colleghiamo al nodo che lo contiene, quindi la cartella genitore, che è un dato scritto dentro. Quindi io ho il numero suo e il numero del genitore. Lo collego. E se per caso io non avevo trovato nessun nodo con quel numero, non c'è problema. Lo metto sotto a file persi, creando io un nodo che si chiamerà cartella 64, per esempio. Così tutti i file che avevano quel genitore lì vanno nella stessa cartella e sono comunque raggruppati, invece di fare un'unica cartella file persi con tutto dentro, perché sennò cioè, si potrebbe anche fare, ma avrebbe molto più confuso, perché avrei tutti i file persi dentro un'unica cartella. Invece, siccome io so che il genitore era 64, faccio io una cartella che si chiama 64 e ci butto dentro i file. Questo è un processo abbastanza semplice e di fatto si può applicare su tutti i file system che ti danno una minima informazione, cioè quale file è e che genitore ha. Finito questo, ho ricostruito la struttura. Attenzione, ho ricostruito la struttura, non vuol dire che sono in grado di leggere il contenuto dei file, però so esattamente che struttura aveva. E se i file, come tutti i file system, ce l'hanno scritto dentro, posso anche vedere quali sono i file cancellati e quelli che invece non erano cancellati, perché c'è questa informazione. Quindi ho l'albero completamente ricostruito. Ma se voglio fare la lettura dei file perché poi voglio recuperarmi i dati, adesso comincia la parte più specifica, cioè ogni file system ha la sua struttura. NTFS, come vi ho detto, è fatto in cluster, quindi ha una geometria che, mentre il disco è fatto in settori, il file system è fatto in cluster. Io devo capire dove inizia la partizione effettivamente, che si chiama cluster base, perché tutti i file sono indirizzati partendo da questo punto. Quindi uno ti dice, un file ti dice, io sono nel quinto cluster. Ok, ma se io non so dove inizia la partizione, come faccio a leggere il quinto cluster, tiro a caso? Quindi bisogna trovare esattamente dove inizia. Ma un'altra cosa importante, quanto grande è un cluster? Sector per cluster. Cioè, per leggere un cluster devo sapere quanto grande è, perché sennò anche lì devo andare a caso. Quindi bisogna, o si trova questa informazione dentro i bootsector, e è quello che fanno un po' tutti i programmi base di recupero di NTFS, cioè trovano il bootsector e dicono, ah, ok, la partizione inizia qui, un cluster sono 8 settori, l'MFT, che è la tabella di cui parlavamo prima, si trova in questo cluster qui, o in questo settore, benissimo, posso leggere. Ma se queste informazioni non ci sono, questi programmi falliscono perché non sono più in grado di accedere al file system, perché non trovano dove inizia e non trovano quanto grande sono i cluster. Allora dobbiamo usare una strategia un po' diversa, appunto. Cluster base e sector per cluster sono necessari per recuperare i file. Se non hai questi, non leggi. Allora, come facciamo se non ci sono? Possiamo sfruttare un fatto, cioè che le cartelle hanno il loro record, ma se le cartelle hanno tanti file, dentro questo record ci sono delle indicazioni che puntano ad altri cluster in cui ci sono gli indici delle cartelle. Quindi c'è scritto tipo, i miei figli si trovano in un indice che è al settore, scusate, al cluster 4, al cluster 12 e al cluster 20. E un'altra cartella invece dice, no, i miei sono al cluster 7 e al cluster 85. Quindi viene una cosa di questo tipo. Magari due file attigui, il rosso e il blu, sono directory, e uno ha l'indice,
che si trova in posizione, che ne so, 12 e l'altro 14. Perfetto, vuol dire che un cluster è largo due settori. Perché se io provassi a mettere, a fare 1 e 1, il rosso verrebbe qui e il blu qui, non combacia. E il grigetto verrebbe qui, quindi non può combaciare. Quindi allora provo un'altra volta facendo 2. E sposto questo, questo blocco colorato e vedo che con 2 combacia. Allora ho trovato dove inizia la partizione, perché spostandomi ho trovato il punto di inizio, e ho trovato anche quanto grande è il parametro, sector per cluster, che è 2. E quello che non ho detto prima, il sector per cluster è, sono solo potenze di 2, quindi può essere 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, ma sono rarissimi. Quindi posso fare 8 tentativi, per ogni tentativo spostare tutto questo testo che ho costruito, spostarlo lungo il disco, dove io ho trovato già degli indici, e vedere quello che combacia meglio. Ecco, poi potrei andare nel tecnico, ma ho cercato di semplificare il succo a questo algoritmo. Chi ha voglia di dettagli più tecnici, poi si legge la tesi o mi chiede, e volentieri vi riempio di tecnicismi finché volete. Ok. Posso fare una domanda? Sì. Prima di riferire dicevi che bisogna ricercare queste strutture per sapere quanto sono grandi, per esempio, i cluster. Mettiamo caso che io voglio avere un hard disk che senza avere sistemi di crittografia, perché per i miei motivi, però praticamente potrei scrivere un programma che una volta che smonto il disco sovrascrive, se salva su un'altra partizione i dati in quei settori, mi sovrascrive con zero, quindi un eventuale software di recupero dati direbbe non riesco a trovare niente. Nel boot sector? Sì. Sì, e il mio lo fa. Cioè il mio programma ti determina questi parametri con questa tecnica qui. Quindi in assenza di boot sector tu puoi averlo sovrascritto. Infatti uno degli esempi che vi ho fatto scaricare è proprio in cui io ho sovrascritto tutti l'inizio, la fine, la partizione, tutti i file di sistema. Li ho azzerati tutti. Vi faccio vedere che il mio programma funziona. Perché si usa questa tecnica qui, cioè si fa una enumerazione del parametro, sector per cluster, e per ogni valore che io tento cerco l'accostamento migliore. Di tutti gli accostamenti che ho trovato, quello col punteggio più alto è quello valido. E potrebbe fallire se tu avessi una partizione molto piccola con poche cartelle, oppure tutti i file dentro un'unica... No, tutti i file dentro un'unica cartella no, perché comunque è una cartella. Però se tu avessi tipo 4 file, non c'è abbastanza magari per fare un match. Però quello è un caso talmente semplice che uno potrebbe farlo a mano. Potrebbe provarle tutte. Quindi. Cioè, se tu hai 4 file, magari l'indice non è abbastanza grande per usare questa tecnica qua. Hai bisogno di tanti indici. Quindi, però... C'è spazi vuoti che sarebbero in realtà gli altri indici praticamente mancanti. Quindi non riesci a capire... No, più che altro è che con 4 file non hai un indice esterno, hai un indice dentro il record. Quindi non hai una freccia che ti indica qualcos'altro. E siccome usiamo tutte queste indicazioni verso altri settori, verso altri cluster per capire quanto grandi sono i cluster, se io ho un disco vuoto, questa tecnica non funziona. Però un disco vuoto è meno interessante. Non devi recuperare un disco vuoto. Sì. File carving, trovi un file e dici ok, vabbè, non so il nome, però l'ho trovato. Ok, allora, per quanto riguarda il software, allora ci addentriamo un po'. Prima di fare il recupero si fa una copia bitstream. Bitstream vuol dire copiare tutti i bit uno per uno, tutti uguali. Perché? Perché appunto noi abbiamo il disco da recuperare, o la chiavetta, qualcos'altro. Facciamo un'acquisizione, innanzitutto perché se è per caso un'indagine o una perizia, non bisogna alterare il contenuto originale della memoria che si ha per le mani assolutamente, perché sennò si invalida tutto. E poi ricordiamoci che stiamo comunque tentando di fare delle operazioni di recupero, quindi è meglio fare una copia. Non tutti i restauri riescono subito. Questa è una signora spagnola che ha voluto fare un restauro artigianale
su un dipinto abbastanza antico e non è venuto bene, insomma. È diventato famoso su internet e voi pensate, ok, adesso la chiesa avrà fatto causa alla signora. No, è la signora che ha fatto causa alla chiesa perché vuole il copyright su questa roba. E l'ha vinta. Cioè, prende il 49% di tutti i soldi che fanno con questa immagine qua. Ok. Che presumo saranno pochi centesimi. No, vendono un sacco invece, perché è diventato famoso su internet, hanno fatto i gadget, ha attirato un sacco di turisti. Pensavo di aver perso 2 o 3. Monkey Jesus vende un casino. Però, se la signora avesse avuto la possibilità di fare una copia del dipinto prima di provare, non ci sarebbe stato nessun problema. Quello che possiamo fare noi, ovviamente, essendo il dato digitale, è fare una copia prima. Specialmente se il disco sta cominciando a dare segni di cedimento, perché prima faccio la copia. Poi lavoro sulla copia, o sulla copia della copia, così non ho problemi. E allora, per fare l'acquisizione, ci sono tanti tool, comunque uno molto semplice è DD Rescue. Praticamente gli si dà il dispositivo che rappresenta il dispositivo a blocchi, appunto, che magari dev SDB, poi gli si dà il nome del file in cui deve fare la copia e gli si può aggiungere un parametro che è il file di log, in modo che se io interrompo il processo a metà perché per qualche motivo devo bloccare l'acquisizione, rifacendolo partire lui legge il file di log e riparte dal punto in cui aveva fatto. Inoltre, essendo dedicato principalmente a dei dischi che hanno dei danni fisici, lui parte a copiare con dei settori, dei blocchi giganteschi. Poi se ha un errore di lettura, lo divide a metà e legge le due metà. Poi se ha un errore di lettura fa ancora la metà. E quindi ti va a recuperare proprio tutto il recuperabile e quel poco che non si riesce a recuperare lo sovrascrive con degli zeri come altri tool simili. Mentre un tool normale come il DD classico da solo, al primo errore si blocca, a meno che io non gli vada a dire di inserire degli zeri, però anche lì potrebbe essere un errore su un blocco grande che in realtà si poteva comunque recuperare alcune parti del più piccole, e quindi DD Rescue lo fa automaticamente, è fatto apposta per questo scopo, quindi usatelo. E veniamo a Recuperabit, mio programma, che è stato creato appunto per la tesi da un titolo molto simile a questa presentazione. È un software scritto in Python, quindi va su Linux sicuramente. Mi hanno chiesto, va su Windows? Boh, sì, cioè, prova. Nel senso, credo che uno dei miei tester l'abbia usato su Windows, quindi dovrebbe funzionare. Comunque non ci sono moduli specifici che sono di Python per Linux, sono tutte le librerie che usa sono standard, quindi dovrebbe andare anche su Windows e anche su OS 10. Python Rescue su Windows cosa usa? Eh? No. Usa Windows. Si installa Python, sì, è due. No, per Rescue. Ah, per acquisire? Ci sono altri strumenti, adesso di Open non mi viene in mente nessuno. Non si attacca, insomma. Diciamo, sì, ci sono dei tool comunque che fanno la copia. È che il problema di Windows è che non ha, anche volendo non è possibile configurarlo per fare una copia senza... Cioè che quando colleghi un disco non tenti l'automontaggio. Su Linux puoi configurarlo. Quindi questo per chi fa indagini è un problema, usano dei blocker hardware. Ma comunque andrebbero usati in ogni caso per chi fa quel lavoro lì. Ok, è stato pensato per essere modulare. In realtà, come vi ho detto, io ho lavorato solo nel modulo NTFS perché ovviamente io volevo laureare. E se no mi laureavo tra 6 anni. Però, volendo, si possono aggiungere dei moduli per supportare FAT, HFS, altre strutture, perché comunque il lavoro di ricostruzione dell'albero, quello semplice con i collegamenti che vi ho spiegato, è tutto integrato, quindi io aggiungo il moduletto che legge degli artefatti in FAT, poi gli do recuperabile, lui mi ricostruisce la struttura. La cosa che devo fare io è, se ci sono delle cose specifiche per accedere al contenuto del file, come su NTFS trovare l'inizio della partizione eccetera, dovrò rifare quel pezzo lì anche per altri file system, perché ovviamente dipende dal file system.
e appunto per ora supporta bene NTFS. Ringrazio anche Claudio che mi ha aiutato con un caso di studio, con un test case che ha scoperto dei bug dopo la mia laurea, quindi è andato tutto bene, mi sono laureato, poi sono venuti fuori dei bug, quindi benissimo. E basta che i docenti non vedano il video. Allora, alcuni test, riconoscimento file system, allora questi sono dei test, mi dispiace anche qua le linee grigie non si vedono, vabbè. Test fatti contro dei programmi, cioè contro, in confronto a dei programmi, fino a Scrounge NTFS sono open source quelli, da Restore Ultimate a Savage Recovery sono programmi commerciali per Windows, e Recuperabit è il mio, quello in rosso. Quattro immagini disco, cioè quattro copie bitstream diverse. Alcune, allora la prima era un'immagine integra, piccola, intera, pochi file, tranquillissima. La seconda era un'immagine che io ho volutamente rotto, nel senso che ho tolto alcuni riferimenti a delle directory che però avevano dei figli comunque. Quindi quei figli bisognava trovarli, anche se la directory era distrutta, cioè sovrascritta. La terza è, come spiegavo alla domanda di Claudio prima, è un caso in cui ho preso una partizione da qualche centinaio di megabyte. Ci ho messo dentro, ho usato un parametro SPC non comune, perché ho usato SPC uguale a 16, e di solito o è 1 o è 8, quindi il 16 è meno utilizzato. Ho inserito molti file per avere delle cartelle con degli indici grandi. Ho cancellato l'inizio e la fine della partizione, e ho cancellato i file di sistema, quelli che descrivono il contenuto di NTFS. Come potete vedere, solo tre programmi hanno ricostruito la struttura, Restore Ultimate, DMDE, che sono programmi commerciali, e Recuperabit. Ma qualche programma ha avuto problemini anche... no, scusate, questo è solo riconoscimento, cioè rendersi conto che c'era una partizione. Scusate, stavo andando oltre. Questo è solo riconoscere la partizione. Gpart, il primo programma, l'ho usato solo qui, perché Gpart è fatto solo per riconoscere partizioni, non fa ricostruzione, non fa nulla, quindi nei prossimi test non lo vedete più, cioè nel prossimo test. Posso fare una domanda? Sì. Io so che esistono varie versioni di NTFS, corretto? Sì. Sì. In cosa si differenziano? Allora, le versioni di NTFS precedenti alla 3.1 mi sembra, o 3 o 3.1 comunque, cioè prima di XP, diciamo, per dirla proprio, prima di XP i file non avevano all'interno il proprio numero, cioè un file non sapeva di essere il file numero 15, perché non c'era scritto, c'era scritto nella directory e si riconosceva perché se tu sapevi dove era il file numero 0, cioè l'inizio dell'MFT, tutti gli altri erano in sequenza. Anche adesso è così, però può succedere che si sia frammentato in due blocchi magari, però il numero è scritto. Allora in quel caso lì è un problema, perché non posso fare la scansione, cioè sì posso farla, ma non posso fare la suddivisione se io non ho il numero del file. Dovrei cercare altre tecniche simili magari a quel discorso di cercare delle sovrapposizioni finché non combaciano, però ti diventa molto dispendioso. Quindi nei file system molto molto vecchi, prima di Windows XP, questo approccio non va. Bisogna cercarne un altro. È interessante come questione, cioè nel senso di capire come si può fare, ma non è stata affrontata nel mio lavoro. Invece quelle successive hanno aggiunto altri attributi, altre possibilità, ma sostanzialmente, cioè intendo successive alla 3.1 o anche NTFS 4, eccetera, però i pezzi di base sono rimasti uguali. Quindi per quello che ci interessa a noi, bene o male, funziona da 3.1 in poi. Ci sono altre funzionalità extra che magari non possono essere non supportate, ma il contenuto base è uguale. Un'altra domanda. Sì. Ho visto che nell'elenco non c'è, per esempio, uno dei programmi più diffusi per il recupero dati, che è OnTrack Easy Recovery. Ok,
Sì, nel senso io ho provato questi perché ho fatto una ricerca specifica per partizione DFS. Sono sicuro che nomini tu è generico oppure se è specializzato. È un programma commerciale, sì. Quindi chiuso, quindi non un programma aperto, però è uno di quelli che è più global, più fa il sistema e con più precisione. No, non è uno di quelli che ho provato, onestamente non l'avevo trovato nelle mie ricerche, comunque questi sono quelli che sono riuscito a provare, anche con alcuni non ho provato al 100% perché alcuni erano dei trial, uno era una licenza acquistata, uno funzionava anche in modalità gratuita, cioè dipende da quello che si può fare. Ecco, accuratezza della ricostruzione. Ovviamente sul numero 3 non è che abbia potuto provare tanto, perché alcuni avevano riconosciuto, altri no. Allora, ecco, molto carino. La numero 1, che era molto piccola, però era un file system integro, Recovery Tool Now non lo riconosce. Cioè non riesce a leggerne la struttura. Non so perché, però l'ho provato più volte e creava una directory ricorsiva, era bellissima perché la cliccavi e veniva fuori la stessa directory e la cliccavi finché non crashava il programma. Vabbè, io non so onestamente quel programma lì cosa possa fare di preciso perché... Hai capito? Sì, ma... Non ho già capito. Ma credo che costi poco, ma... comunque... No, ma in realtà con altri casi che ho provato andava, ma la numero 1, che era il caso più semplice di tutti, no, vabbè. Comunque, la 2, vedete che quando cominciamo a inserire dei metadati danneggiati o comunque cancellare dei pezzi di metadati, cominciamo a creare dei problemi. Autopsy, per esempio, un strumento open source molto famoso e devo dire anche un ottimo programma in genere, con l'NTFS danneggiato ha dei problemi a volte, perché a volte non riesce proprio a leggere... anche dei file che dovrebbe almeno trovare nella cartella dei file persi, non riesce. E altri programmi comunque bene o male qualcosa riescono a fare, più o meno, o dando errori, oppure facendo magari trovandoti un file e due no. Però era un caso con pochi file, però quei tre che c'erano doveva almeno trovarli. Ottima invece... E ad esempio quel lavoro di riconoscimento dove inizia la partizione, anche Restore Ultimate di MDE l'hanno trovata perfettamente, recuperabile lo stesso, mentre i programmi che non vedevano la partizione non ho potuto dirgli cerca dove all'inizio, perché quindi il test non c'è stato. La numero 4 era non ve l'ho detto prima, era un disco vero, cioè di una persona che ha usato Windows per un po' di tempo e che si era lievemente corrotto, ma proprio una stupidaggine, cioè era rotto un pezzetto dell'MFT iniziale, quindi non era leggibile, però in realtà era tutto recuperabile anche con gli altri programmi, la ricostruzione è stata buona. Ho scritto buona su alcuni perché c'era un gruppo abbastanza consistente di file di un'altra partizione che sono stati buttati dentro ai file persi di quella, e secondo me non è un ottimo risultato, è un buon risultato, ma comunque mettere dei file che non c'entrano tutto in un'unica cartella perché sono in quella zona lì, si poteva separare meglio in modo da non avere questi elementi extra. Vedete che recuperabile è andato bene, insomma. Un'ultima cosa per quanto riguarda il contenuto dei file che si possono estrarre, ovviamente individuando correttamente l'inizio della partizione perché sennò non si fa. Recuperabile non può estrarre perché non è implementato il file con compressione NTFS, che non c'entra niente con zip, rar, eccetera, è proprio una tecnologia di NTFS che salva i file in un modo particolare per risparmiare un po' di spazio. Non è attiva di default su Windows, quindi non è che si trovi spessissimo, però insomma tenetelo presente come limitazione perché non è ancora implementato, si può comunque aggiungere, però almeno vi avvisa, guarda che questo file è compresso, non te lo tiro fuori. Altri programmi non ti avvisano che il file è compresso, te lo tirano fuori compresso e illeggibile. Quindi dove è scritto errato è quello.
E i file criptati con cifratura NTFS vengono tirati fuori, però sempre criptati, non, perché ovviamente le chiavi sono salvate nel registro del sistema, bisogna andare, scusate, sono una combinazione tra una chiave salvata nel registro che si basa sulla password e una chiave che è salvata assieme al file. Bisogna andare a estrarre questi due pezzi separatamente e poi estrarre i file. Comunque almeno nell'output vedete che c'è una righina che vi dice questo file è criptato, quindi c'è un avvertimento che ve lo dice, per non avere sorprese, insomma. Allora, cosa succede se andiamo volutamente a danneggiare un disco? L'ho provato. Ho preso un disco proprio pieno di file, ridotto per avere la partizione che proprio combaciasse con i file praticamente, e ho scritto un software che in modo casuale andava ad azzerare dei settori, ma mai due volte lo stesso, quindi li azzerava tutti però separatamente a gruppetti di X settori, fino a che il 100% non era completamente sovrascritto di zeri. E ho guardato semplicemente il numero di file che lui individua come esserci stati, perché ovviamente il contenuto è più complicato, perché se ho sovrascritto un settore già il contenuto può essere compromesso, ma anche no, dipende dal file. Quindi per fare una stima, diciamo, almeno dell'albero che viene fuori, che file ci sono dentro, vedete che è abbastanza lineare. Cioè se io danneggio metà del disco, più o meno io trovo che riesco a individuare che c'erano metà dei file con tale nome e data di modifica, eccetera. Però ovviamente più danneggio il disco, più sono i file che vanno a finire nella cartella file persi, perché non si riesce più a ricostruire il percorso intero che va fino alla radice. Quindi la linea blu sotto indica la quantità di quei file lì che sono nella cartella dei file persi. Ovviamente più si danneggia, e a un certo punto si arriverà che tutti i file sono file persi, perché cosa vuoi fare col 90% di zeri? Quello fai. Però quel 10% lo trova, i nomi li trova. Provate a farlo con un programma normale, non lo fa. Ok. Quindi, quali sono le prospettive future per questo programma? Allora, nella mia, la mia immaginazione, quello che mi piacerebbe fare, anzitutto si potrebbe aggiungere un'interfaccia grafica, magari potrebbe essere carino, così per renderlo un po' più semplice da usare, non che sia particolarmente complicato, però. Si potrebbero aggiungere gli altri moduli, perché è stato pensato per essere modulare, quindi se una persona vuole aggiungere un modulo per FAT, può crearsi il suo modulo, inserirlo nella cartella dei moduli, aggiungere una riga sola dentro al programma per importarlo, e a quel punto si interfaccia anche con quel modulo lì e automaticamente il processo di scansione andrà a trovarmi anche dei file system FAT e propormeli tra le partizioni trovate. E in futuro, Kainé, non so se qualcuno di voi la conosce, è una distribuzione Linux italiana per l'informatica forense, che è un progetto sviluppato da Nanni Bassetti, che è un consulente informatico forense abbastanza conosciuto in Italia, e lui mantiene una distribuzione Linux che è fatta per chi fa quel lavoro lì, cioè analisi e consulenza forense. Quindi è preconfigurata, ad esempio, per non montare mai i dischi automaticamente. Se li monta in sola lettura, non applica nulla, non fa nessuna modifica quando collegate le memorie, eccetera. Nella prossima release di Kainé sarà inserito il mio programma anche tra i vari altri tool che ci sono. Con la tua faccia come nome. Sì, quello sarebbe molto pauroso. Ecco. Abbiamo finito la parte di teoria, diciamo, non vedo ancora nessuno che dorme, che mi sorprende parecchio, quindi sono contento. E se volete farmi delle domande adesso, tra poco inizia, siamo anche in orario, inizia la parte demo. Sì. Ho scusato, un hard disk che è decryptato, giusto? Sì. Tipo avere cripto, roba simile. Come funziona per poter ricordare? Dipende se è integro o no. Perché quello che, cioè il file system in realtà, se c'è una cifratura integrale del disco, il file system è rinchiuso dentro a un altro file system che è sotto, diciamo, che è cifrato. Quindi tu devi accedere a quello sotto, craccando la password,
e quando hai trovato la password corretta e lo monti, apri il volume e dentro leggi un file system normale, che può essere XT o NTFS e altre cose. Se invece è una cifratura file per file, tu hai un file system normale, ma sono i file a essere criptati, quindi dovresti craccare la password dei file. Sono due tecniche diverse. Chiaro che se un file system è criptato e danneggiato, non è detto che tu possa ricostruirlo, perché dovresti sapere come era strutturato le parti danneggiate della criptata. Ti devono creare la password o l'altro, non posso niente comunque? Sostanzialmente sì, cioè così. Esatto. Grazie. Prego. Ci sono altre curiosità? Oppure inizio con... Hai trovato delle differenze nel recuperare dati da un nuovi hard disk SSD oppure hard disk fisici, come dicevi prima? Cioè ci sono delle curiosità? Allora, i dischi SSD... I dati dopo te li sì, la maggior parte dei dischi SSD... Allora, ci sono anche dischi che hanno i settori non da 512 byte, ma più grandi. Però siccome devono interfacciarsi con tutto il software che è stato creato negli ultimi 20 anni, a livello di firmware ti mascherano la cosa, e quindi comunque se tu li leggi un settore ti leggi 512 byte. Quindi quelli sono identici, funzionano allo stesso modo. Poi ci sono altri tipi di dischi invece che non hanno questa, chiamiamola, trasformazione, e quindi se non hai dei driver apposta anche per il sistema operativo non puoi usarli, perché deve essere proprio il software che è in grado di agire su dei settori più larghi. Quindi su recuperability il settore è fissato con una costante a 512, ma si potrebbe cambiare se tu sai che per qualche motivo i settori sono di un'altra dimensione. Là bisognerebbe allora anche modificare il modulo NTFS, perché quello si... come anche Windows, eccetera, si basa sul fatto che i settori siano a 512. Però uno, volendo, potrebbe aggiungere il supporto anche per altri tipi di settori, ma finché sono delle cose che non trovi praticamente da nessuna parte, al momento, diciamo, sono concentrato più su quello che è. Mi era venuta la domanda, perché mi ricordo quando ho acquistato un SSD, cercavi, tipo, in rete, ad esempio, su Arch, consigliavano di fare delle partizioni in funzione dell'hard disk che avevi preso tu, poi per dargli una durata maggiore nel tempo. Ecco, ah, quello è un altro discorso. Allora, sì, no, so che è un altro discorso, sì. Però mi è venuto il dubbio poi sul recupero dati, se tu hai fatto delle partizioni ad hoc per mantenere gli hard disk. Cioè, non ho testato cose particolari di questo tipo. Ci sono per gli SSD anche soprattutto delle tecniche come ad esempio il trim, che comunque è attivato adesso di default sulle distribuzioni ultimamente, perché le memorie SSD, quando tu ci scrivi sopra dei dati e poi cancelli i file, dovresti anche azzerarli, perché consenti una durata migliore della memoria. Però non riguarda la tecnica di recupero dei dati. Poi il recupero dei dati dagli SSD che hanno subito il trim è tutto un altro discorso, che diventa proprio... Anche perché lì sono proprio, cioè il firmware gestisce i settori riallocati e danneggiati. Quindi tu magari leggi i settori in un certo ordine, ma un mese prima non erano gli stessi settori in quell'ordine, perché il firmware li ha cambiati. Perché uno si stava rovinando e allora li ha girati. Cioè, comincia a diventare più complicata la cosa. Però se io acquisisco l'immagine bitstream, come la vedo in quel momento, la tecnica che tento è quella. Esatto. E quando fai il recupero dati, come test disk ad esempio, vedi il tempo che manca alla fine, ipotetico, ma a volte questo tempo continua ad allungarsi. Mi è capitato di fare una scansione a un disco e cioè, continua ad allungarsi sempre di più, sempre di più, dopo una settimana che era sotto scansione. Allora può essere, succede sicuramente con i dischi danneggiati, perché... Tu immagini che il disco parte con una certa performance e poi magari a un certo punto c'è una zona che è rovinata e va molto più lento. Però con i dischi sani non so, poi dipende, bisognerebbe vedere anche come fa la stima, perché alcuni fanno le stime molto approssimative. No, ti mostra quando sta scansionando, ti mostra a che quando trova dei settori interessanti te li stampa, quindi tu vedi che va avanti. Non ti fa una stima precisa del tempo che ci mette. È una cosa che si potrebbe aggiungere, però anche lì bisogna vedere come la calcoli perché sia precisa, perché altrimenti non.
Quindi configurazione writer forse che fare? Quelle non le conosco approfonditamente, quindi diciamo anche lì, se io riesco a, tra virgolette, montare, nel senso, se io riesco a aprire le unità RAID e vederle come un unico, mettiamo un RAID che faccia combinare più dischi, se io riesco a, nel sistema operativo, eccetera, a montarle fino a che vedo il contenuto dentro, poi quando è aperto, diciamo aperto per semplicità, dentro è un file system normale. Se io parto dai dischi proprio prendendoli in mano così, bisogna che riesca a capire che tipo di RAID è e scrivere un software che lo riconosca, che lo apra e che poi ci lega al file system, perché se deve leggere tipo un settore da un disco e un settore dall'altro e andare avanti così, bisogna che il mio software lo faccia, ma quella è una cosa in più. Uno potrebbe addirittura fare un programma che fa solo quello e dopo che ha fatto la copia bitstream giusta, usa un programma normale che va sui dischi normali. Quindi separando le due cose. Però non conosco molto approfonditamente RAID da poter dire troppo nel dettaglio. Ok. Se posso fare l'ultima domanda, sì. Io ho seguito per una volta tutto benissimo. Tutto. C'era l'esempio dell'albero, sì. E tutte le foglie per arrivare fino alla radice. No? E i nodi. Sì. Sono dei cluster, nel nostro caso. Che... Sono i file record, aspetta, ti faccio vedere. Sì. Dov'è? File record, cioè un file che io chiamo un file, nel senso che io ho trovato che ha quel numero, quel nome, eccetera, perché l'ho letto da lì. Quello lo chiamo il mio nodo. Dopo, quello che voglio arrivare ad avere è riuscire anche a leggerle in contenuto, ma quella è una cosa che... Però il mio nodo è il concetto di file, sapere che c'era un file con quel nome, che ha un certo numero identificativo e ha un certo genitore, anche quello identificato da un numero. Quello è il mio nodo. Io devo collegare i nodi in modo da costruire un albero, che è la struttura delle cartelle. Quindi diciamo i settori e i cluster a quel livello lì non servono più. No, non serviranno dopo. Serviranno quando io voglio leggere i file. Perché tutto questo lavoro di ricostruzione dell'albero, io posso farlo su qualsiasi partizione TFS, dalla 3.1 in poi, per il discorso dei numeri di prima. Anche se non riesco a trovare dove inizia, ma io posso capire qual è la struttura ad albero. Perché è più semplice quello. Il problema è che dopo non puoi leggere il file. Perché tu hai il nodo, ma ti dice vai al quinto settore. È il quinto cluster, anzi, che è peggio. Cioè, dov'è? Non so dove inizia, non so quanto grande è il cluster, però io il nodo l'ho già letto, quindi quello l'ho trovato. Quindi anche negli esempi in cui vi ha azzerato il boot sector del disco della partizione, comunque eri riuscito a recuperare, diciamo, la struttura dei file, giusto? Anche i file, in realtà. E anche i file successivamente. Successivamente, perché questo è il ragionamento dell'albero, è generico per tutti i file system in cui io so il numero del file, il nome è opzionale però è quello che mi interessa, e il padre, cioè il nodo superiore. Se io so il numero, il nome e il padre, io ricostruisco l'albero, perché non ho bisogno di nient'altro. È una cosa generica. Puoi farlo su FAT, puoi farlo su HFS, cioè se tu fai un modulo per recuperare bit, l'unica roba che devi fare è dirgli come si legge un file record o il concetto simile che ha magari ext. Quando gli hai spiegato quello, recuperabit ti ricostruisce l'albero, perché è generico il ragionamento. Problema di estrarre i dati e gli devi proprio dire esattamente come si fa il procedimento. Quindi sembrerebbe una cosa abbastanza anche comune a tutti i software di recupero, cioè così sembra banale quasi, no? Non è complicatissimo l'algoritmo di costruzione dell'albero. Però alcuni hanno fallito, mi pare, capire, no? Sì, perché alcuni programmi di recupero dati ti legano l'albero dall'alto in basso. Sembra una sciocchezza. Dici, ma cavolo, recuperalo e accorgiti se c'è un pezzo di file che è rimasto lì staccato da tutto. No. Perché loro magari hanno, potrebbe essere anche perché hanno il focus magari di ignorare i file cancellati, perché l'utente non vuole recuperare i file di un anno prima, vuole recuperare i file che aveva perso 5 minuti fa, e allora gli faccio vedere solo quelli che erano ancora attivi. Però secondo me comunque dovrebbe darti la possibilità a un programma di vedere quali erano i file cancellati
Per questo è più un ragionamento magari di analisi forense, cioè di dire ok, questi sono i file che c'erano allocati, ma quali sono i file cancellati? E mi mostri anche quelli. E se c'è un nodo rotto che non c'è in quell'albero, tutto il sottoalbero cade, perché Windows non lo vedrebbe sicuramente, ma io voglio vederlo quel pezzo lì. Magari mettimelo da un'altra parte se non riesci a collegarlo lì, però voglio vederlo. Quindi l'approccio è di includere tutte le informazioni che si possono dedurre. Mentre altri programmi, o perché è più complicato o perché non era quello il focus del loro lavoro, eccetera, ti fanno una semplice lettura dall'alto in basso, che vabbè. Quindi ad esempio una cartella cancellata in TFS sarà di, come dire, prendo il file record della cartella, mi tiro via il riferimento al padre, praticamente. In questo caso... No, allora, là è un po' più complicato perché tu devi... Nella cartella padre devi togliergli il figlio. Che non indexerà quando lo... Sì. E devi cancellare l'entry, cioè il file record della cartella stessa, perché anche le cartelle sono dei file, solo che c'è scritto su una cartella. E quel record lì, se non lo cancelli, cioè se lo cancelli normalmente col sistema operativo, non è che viene eliminato, rimane lì, ma c'è scritto cancellato. Per quello che RecuperaBit può leggerlo e dirti questo era cancellato, perché sennò non potrebbe neanche trovarlo. E quindi sì, però se tu lo sovrascrivi a mano, proprio cancellandolo tutto e togliendolo anche dal padre, di fatto hai rotto tutto il sottoalbero e un programma normale non riuscirebbe a trovarlo, mentre facendo una ricostruzione di questo tipo sì. Passiamo alla pratica. Quando parlavi del clustering, che quindi trovavi dove iniziava la tabella MFT, giusto? Sì. Ok, e per distinguere se i file appartenevano ad una partizione o un'altra. Sì. Tu intendi delle partizioni che esistono fisicamente su quel disco, quindi ad esempio io ho due partizioni o... Oppure ne avevi una e l'hai sovrascritta con un'altra? Ma erano spostate un po'. Ok, e nel caso io l'abbia sovrascritta, non c'è la possibilità che le tabelle cominciassero nello stesso punto? Sì, ma è piuttosto raro. Cioè, oddio, se tu le metti, la partizione nuova è esattamente sopra la partizione vecchia e usi lo stesso sistema operativo per farle, può essere, sì. In quel caso lì sono indistinguibili, non puoi renderti conto. Per me è ottima, perché mi ero dimenticato di dirlo, grazie. Ok. Allora, se avete visto sul sito del LUG Vicenza, allora... Preparo un attimo lo schermo e poi vi dico tutto. Preparate anche i vostri portatili se volete provare. Abbiamo portato tutti un disco rotto da casa. No, beh, vi ho messo degli esempi comunque. Quindi. Ho i file sulla chiavetta se vogliono. E li hai scaricati non tanti mesi fa, vero? Perché ho aggiornato. Beh, ok, perfetto. Allora. Sì, perfetto. Allora, riprendiamo la registrazione. Allora, la fermo subito e facciamo una prova. Sì, perfetto. Allora. Qualcuno serve un file di esempio per il crack del sito, chi vuole? Sì, c'è la connessione a 100 megabit qua. No, solo fibra ottica. Allora, beh, si vede più o meno, sì. Ciao. Ciao. Si legge o volete più grande? Più grande, grazie. Più grande. Così? Ok? Bene. Allora, io... vi ho messo, ok, facciamo partire sta roba, scusate un attimo, no, allora se io faccio così dovrebbe, no. Sì? Perfetto.
Allora, io vi ho messo dei file, appunto IMG, ci cioè sono delle immagini disco scaricabili dal sito del LUG, e se volete Stefano ne ha una copia. Se le avete ancora 7 zippate, estraetele dall'archivio, perché le useremo così come sono. Allora, per chiarezza, questo 4px è il caso numero 1 della tabella che avete visto prima, cioè il caso semplice con una partizione piccolissima, cioè 16 MB integra, senza nessun problema, e dovrebbe funzionare tutto. Example chapter 4 è la colonna 2, che anche questo molto piccolo, stessa dimensione dei 4px, però rovinato volutamente e intenzionalmente da me su alcuni record per rompere una parte dell'albero, e poi vedremo com'è. E borderless 1 GB è la colonna numero 3, quella infernale, diciamo, cioè quella più complicata, che molti programmi hanno avuto dei problemi a leggerla. Come vi spiegavo prima, allora, partizione da 1 GB, scusate, disco da 1 GB, partizione da circa 300-400 MB buttata a caso in mezzo al disco, sector per cluster non standard perché era 16, quindi meno utilizzato del solito, eliminato inizio e fine della partizione, eliminata tutta la parte dell'MFT che riguarda i file di sistema. Infatti sarà un po' più complicato da leggere. Allora, queste immaginate che siano le immagini disco acquisite con DD Rescue di cui abbiamo parlato prima, quindi l'acquisizione l'abbiamo già fatta e passiamo al lavoro. Allora, per farvi vedere un attimo la lettura di una partizione sana, possiamo usare ad esempio test disk, vi ho detto di scaricarlo, mi sembra anche quello, che è un tool di recupero partizioni nei casi più semplici, tipo partizione è stata cancellata dalla tabella delle partizioni, voglio recuperarla, eccetera, che fa un'analisi non superficiale, però fa un'analisi mediamente approfondita, però non ricostruisce, cioè lui scansiona e cerca di trovare le partizioni. Qui la partizione è integra, addirittura dovrebbe esserci anche la tabella delle partizioni sana, quindi il programma mi mostrerà correttamente il contenuto. Allora, ecco, purtroppo devo ridurre, mi dispiace. Ecco, perché era troppo... cioè lui vuole un tot di grandezza del terminale. Allora, proceed, quindi premo invio. Gli dico, era partizione, tabella di partizioni Intel, quella normale. Analizza. Quick search, premo invio di nuovo. E lui, giustamente, in un attimo, perché era un disco microscopico, mi ha trovato una partizione HPFS e NTFS, cioè o una o l'altra, che inizia al 32, settore 32, ok. Allora, se voi vedete allora, questa è la partizione trovata, intanto, e fin qua ci siamo. Qui sotto vi dice P list files, quindi se io premo P, vado a entrare in quella che è evidenziata adesso col cursore, cioè l'unica che vedo, e lui mi mostra il contenuto della partizione. Tenete conto che test disk, come altri programmi, non vi mostra i file di sistema, quindi quelli specifici di NTFS, che sono sempre presenti in tutte le partizioni NTFS, però lui ve li nasconde. Quindi c'è un file che si chiama $MFT, un file che si chiama $MFTMIR, un file che si chiama $boot, non mi ricordo più, $boot e $USNJRL, tutti questi file qua sono nascosti, però ci sono perché la partizione è integra. Allora, vedete, innanzitutto qui, tipo, questa è la directory corrente, come si vedrebbe anche su Linux, directory padre che in realtà non c'è perché è la stessa. Una cartella, io questa partizione NTFS l'ho usata con Linux, infatti si vede una cartella .trash perché su Linux quando cancello si crea questa cartella qua, e queste sono delle foto
4 file JPEG di pinguini, ovviamente. Questa è la dimensione, credo sia scritta in, in settori, ma non sono sicuro. E questo è il nome. Partizione integra, questa è la data, non so dirvi quale delle tre, o modificavo accesso o creazione. Ovviamente i file sono integri, allora se io vado su un file, per esempio, questo qui, vedete qua sotto, aspetta, eccolo qui. Allora C maiuscolo, copiare i file selezionati, C piccolo, copiare il file corrente. Allora, premo C piccolo e mi dice dove vuoi salvarlo e mi mostra la directory dove mi trovo io adesso. Premere C quando la directory, ops, quando la directory è corretta. E, ok, premo C. Eccolo qua, e in verde c'è scritto copy done one, ok. Allora, se io adesso provo ad andare su, ad aprire la cartella, questi sono i file che avevo prima, questo è il file che ha recuperato, ovviamente, eccolo qua. La partizione era integra, non ci sono stati problemi ovviamente di alcun tipo, questo lo cancello. Allora, questo per dirvi la partizione integra. Allora, adesso premo Q diverse volte per fare uscita, eccolo. Caso numero 2, vediamo cosa succede con una partizione invece danneggiata volutamente su alcuni nodi. Allora, faccio test disk su sample 4. Eccolo qua, proceed, invio, Intel invio, analyze invio, quick search invio. Eccola qua, lui l'ha trovata. Perché anche qua la tabella delle partizioni c'era comunque, il file system è rovinato, ma la tabella delle partizioni c'era. Attenzione, premo list file, cioè la P, eccolo qua. Non posso aprire il file system sembra danneggiato. Sì, lo è, l'ho danneggiato io, ve lo posso garantire. Che si fa? Basta. Fine dei giochi, test disk ha finito. Allora, proviamo il discorso carving che vi dicevo prima. Premo Q tante volte per uscire. Il fratellino, chiamiamolo così, di test disk si chiama Photorec. Photorec è un programma di carving, quindi quello che all'inizio vi dicevo non è quello che il nostro scopo stasera, ma quello che fa lui è trovare dei file con delle firme specifiche, tipo le JPEG, che io so che ce ne ho messa almeno una dentro quella partizione lì, dovrebbe trovarmela. Allora faccio Photorec e metto il nome dell'immagine, invio, vado whole disk, cioè tutto il disco, e c'è search scritto in basso, premo invio, io gli devo dire, ma mi pare che fosse NTFS, quindi questa voce qua è già evidenziata, premo invio anche lì. E adesso mi dice, dov'è che vuoi salvare eventuali file che io trovo? Sono già nella cartella in cui voglio salvarli, quindi premo la C come nell'altro caso. Guardate qua. Oh, bello. Neanche un file trovato. E vabbè. Aspetta, prima quelli che ti mostrava cos'erano? Cioè, prima ti mostravo un elenco di file. Comunque. No, quelli erano i file della mia cartella dove io stavo salvando. Sì. Allora. Credevo che ne trovasse almeno uno qua, vabbè, pazienza. Allora, recup, no. Chiudiamo sta cartella qua. Allora, vi faccio vedere per capire come funziona, ve lo faccio vedere su 4px che era sano. Allora, su un disco sano, sempre invio, C, eccolo. Questo è un disco sano, vedete qui. Quattro file salvati in home Andrea bla bla. Se io vado a vedere quattro JPEG, ovviamente il nome del file ve lo scordate assolutamente.
perché questo non ha lo scopo di recuperare e di costruire dei file della struttura della directory, ma ha lo scopo di trovare solo dei file. Andiamo a vedere dentro, recuperare uno, effettivamente sono il JPEG che avevo salvato nella partizione, quella integra che vi ho mostrato prima. Il report poi contiene delle statistiche. Però avete visto, non c'è nessuna struttura. Vabbè che in questo caso erano 4 file nella root, quindi cambia poco, però immaginatevi tutti i file dentro le sottocartelle, qui vengono ammassati tutti con un nome che si rifà alla posizione sul disco, sul settore, sul cluster, dipende. Una volta ho recuperato tutti i file per nome, così esadecimale, sì, sì, penso che sia il numero del settore, sinceramente. Cioè una persona recupera il dato, però non ha più il nome, niente, dell'originale, cosa fa? Esatto, è quello il discorso del Carving. Dunque, esiste un programma che fa l'impostazione anche dei dati, nel senso il tag da ogni file? No, cioè se interpreti il file system, come dicevamo prima, sì. Il programma che fa Carving, no. Quello è il discorso. Però il carving funziona su qualsiasi file, più o meno qualsiasi file system, per certi tipi di file, non per tutti. Per certi tipi va benissimo, anche se non sai che file system era. Cioè file mai specifici di alcuni programmi non te li trova? No, se non hai le firme... Ci sono alcuni programmi in cui puoi creare tu le firme, però ci sono anche file tipo, non so, immaginati il codice sorgente in Python. Non è che inizia sempre per lo stesso byte, finisce sempre per lo stesso byte, è un file di testo. Là può essere che te lo trovi, può essere che non te lo trovi. Ok, allora, quindi avete visto che nel caso questo qui test disk non ha letto la partizione, Fotrec non ha estratto i file. Vediamo anche borderless, vi dico, test disk sarà simile. Allora, invio. Allora, già mi dice che è un settore della partizione, perché la tabella delle partizioni mi pare che l'avevo lasciata integra, quindi lui tenta subito di andare lì, legge il settore e dice, ma non finisce per A55, o 55A se li leggete singolarmente. Lo so perché l'ho azzerato tutto, quindi, ovviamente. Facciamo una ricerca veloce, adesso tanto non trova nulla, perfetto. Basta, non ha trovato nulla. Se non vi fidate facciamo anche la scansione più approfondita premendo invio un'altra volta. Ok, adesso vi potete fidare che test disk non ha trovato la partizione. Se uso Fotorec qua sono abbastanza sicuro che dovrebbe riuscire a trovare almeno qualche JPEG, perché ne avevo messe parecchie dentro, una dozzina almeno. Allora facciamo la ricerca, allora C. Dai, qualcosa troverà. Ecco, dai. Allora. Eccole qua. Quindi, sì, ha trovato, almeno delle JPEG le ha trovate. Altri file, no. C'erano dei binari, c'erano altri file di testo che ovviamente un carver non può trovare perché non hanno una struttura fissa, quindi io capisco che... Allora, andiamo a vedere dentro la cartella dei recuperi. Queste sono le JPEG che avevo inserito nella... Ah, questa in realtà no, forse questa era dentro un file binario, questa iconcina qui, può essere che fosse dentro un file binario e quindi lui l'ha trovata comunque. Però questi sono gli sfondi standard di Ubuntu che avevo salvato dentro quella partizione lì e vedete che li ha trovati, però solo le JPEG. I nomi scordateveli e la posizione giusta scordatevela. Allora, cancello anche questo. Adesso vi faccio vedere come funziona RecuperaBit. Allora, partiamo da il caso quello tutto integro, semplice, piccolino. Allora, se voi avete sul vostro PC avete Python, scrivete Python spazio. Adesso dovete dirgli il percorso del file che avete scaricato, cioè dove avete scaricato RecuperaBit. Io ce l'ho qua. Barra, no, allora ce l'ho su home, repo, recuperabit, main. Però il vostro sarà un altro percorso, quindi voi dovete inserire il percorso giusto in modo da beccare il file main.py.
Adesso io uso Python perché sicuramente ce l'avete tutti su Linux e su, c'è anche su Mac se qualcuno ha Mac, però nei casi reali, poi con i dischi grossi, potete installare PyPy, che è un altro interprete di Python che è più veloce. E quando avete un disco enorme volete la velocità. Ma nel mio caso faccio Python, così facciamo uguale tutti e non abbiamo problemi. Allora, questo è la riga di comando di base, però vi dico che ci sono anche degli altri parametri che si possono aggiungere. Allora, su un disco così piccolo non me ne frega niente se il programma va lento, perché tanto è comunque velocissimo. Ma se io faccio una scansione su un disco grosso, vorrei che quel risultato della scansione me lo salvasse come lista di settori interessanti. Quindi posso mettere meno S e mettere for.save, è il nome, prendete quello che vi pare. Comunque è un file dove lui salva una lista di settori interessanti, perché se poi lo riutilizzate di nuovo con la stessa linea di comando, legge solo quei settori lì e salta tutto il resto. Quindi la scansione iniziale è molto ridotta. Tipo un disco magari che avevo provato da 80 giga, mi sembra la prima scansione era 20 minuti, anche perché era con un disco USB, quindi era più lento. Ma salvando solo i settori interessanti, la scansione dopo veniva magari un minuto, perché leggeva solo una minima parte dei settori. Ok. Poi, altra cosa che io vi consiglio di esplicitare, ma non siete obbligati perché avrà un valore predefinito, è la cartella di output. Tipo, io la chiamo recupero. Però, siccome non l'ho ancora creata, magari me la creo, allora make dir recupero, così siamo sicuri che la cartella c'è. Allora, quindi riprendiamo, Python, il nome del file del programma, meno S, il file di salvataggio, meno recupero, e quello che mi stavo dimenticando è la cosa più importante, cioè il file che voglio scansionare, che è 4px. Quindi, allora, questa parte qua potete non obbligatoriamente metterla, però sapete che se non mettete un save file, al prossimo giro la scansione la fa da zero, come sempre. Se non mettete questa cartella, lui creerà una cartella che si chiama recupera bit output nella directory corrente che state utilizzando. Però vi consiglio comunque di crearla prima, perché se esportate i file la crea automaticamente, se esportate un report in CSV non la crea automaticamente. Questa è una piccola imperfezione che si può sistemare più avanti. Ok, allora io premo invio e lui in realtà mi fa un riassunto di quello che... cioè, un riassunto molto breve, nel senso che i risultati verranno salvati su 4.6, basta. E dice, premere invio per iniziare l'analisi o exit quit Q per uscire. L'output, ve lo dico già, sarà piuttosto prolisso, perché quando scansiona i settori mi stampa un info per ogni settore interessante che trova. Questo non è un file grossissimo, quindi sarà anche veloce. Premo invio, sbram. Allora, vedete, tanto per fare degli esempi, allora, ha trovato un index record al settore 5928. Ha trovato un file record qua, uno prima. Ovviamente a salti di due, perché ogni file record è grande due settori, quindi non possono esserci altri qua in mezzo. E ha trovato un boot sector. Questo era la fine della partizione che avevo creato nel disco, praticamente. Allora, altra cosa. Lui, questi passaggi qua sono stati istantanei, ma a volte sono un po' lunghetti, perché legge tutte le entry e legge tutti gli index per vedere i contenuti che hanno. Poi lui si è accorto, siccome l'MFT ha anche una copia di backup, però veramente insignificante, perché sono solo le prime 4 righe, quindi praticamente non recuperate nulla dal backup, quando voi fate la scansione iniziale vedete un gruppo 0, 1, 2, 3, 4, 5, tutti i file, e poi un altro gruppo 0, 1, 2, 3. Quindi sono in posizione diversa, quindi uno potrebbe dire questa è un'altra partizione. Però RecuperaBit si accorge che sono solo le prime 4, che sono uguali a quelle altre, e quindi vi dice che droppa, cioè cancella una partizione che avrebbe questa posizione dell'MFT, perché in realtà era il mirror della partizione che aveva offset 2048.
quindi evitate di inquinare i risultati con delle partizioni in più che tanto non sono utili. Allora, questo Find Partition Geometry in questo caso non l'ha fatto perché l'aveva letto dal bootsector, quindi i CB e i SCP, cioè SPC, quei parametri di dove inizia e quanto grande è, li ha letti dal bootsector, non ha dovuto indovinarli, quindi ha saltato un passaggio che comunque richiede del tempo. E legge eventuali attributi extra per i file, legge eventuali file che potevano esistere, scusate, che potevano esistere ma non si trovano più negli index di qualche cartella, e cosa più importante, ho trovato una partizione. Andiamo a vedere. Allora, vi faccio vedere, se scrivo help c'è una lista di comandini, è una roba molto basic, cioè qualche comando semplice. Quello che mi interessa è recoverable, anzi all parts, perché te le mostra tutte. Questo mi mostra tutte le partizioni, siccome è solo una facciamo così. Scrivo il comandino e premo invio. Adesso ovviamente la riga è andata a capo, però è una partizione sola. E allora vedete, partizione numero 0. Questo è un numero che dà il programma, non c'entra niente con la tabella delle partizioni, con le robe lì. È solo un numero che viene assegnato dal programma. È NTFS, 15 MB di dimensione, ha 28 file dentro, comprese anche le cartelle, eccetera. È recuperabile. Inizia al settore 2048, in byte sarebbe quel numero lì. 8 settori per cluster, l'offset dell'MFT è 2080, quindi l'MFT inizia a 32 settori dopo la partizione praticamente, e il mirror, che era la copia appunto di backup, lì. Ok, allora, solo perché è una partizione molto piccola, dico recuperabile di stamparmi a video tutti i file che ci sono dentro, non fatelo come partizioni grosse perché sennò vedete l'output che va avanti per 5 minuti. Però siccome è una partizione piccola piccola, scrivo 3 e 0 che è il numero che ho copiato da qua, invio, adesso è andato a capo, però vado su un attimo, scusate. Allora, praticamente questa è la root, id è 5, ntfs è sempre 5. Questo è importante da sapere per il recupero dei file. Dopo, quando gli dico cosa voglio recuperare, gli dico 5 e lui recupera tutta la struttura dei file. Questi sono i file di sistema che voi non vedete negli altri tool, ma che sono presenti, compresa la MFT stessa. Questi sono tutti i file di sistema di NTFS. Normalmente non li vedreste, però sono lì. Questa è una delle... Allora, questa è una JPEG. Vedete... è grande 68 e 15 kilobyte. Questa è l'altra JPEG. Questa è la cartella del cestino che vi dicevo prima che avevo usato su Linux la partizione. Adesso vado giù. Ah, tra l'altro, per esempio, qui non vi ho mostrato prima con... non vi ho mostrato prima con test disk, ma qua c'è una... trash info, che è un file che è stato cancellato quando ho svuotato il cestino su Linux, e anche questo è un file che è stato cancellato, 293 mega. Secondo me era una copia di una delle JPEG di prima, se non mi ricordo male. Questa è l'altra JPEG, ecco, e questa era quella di... sì, più o meno dovrebbero essere tutte. Recuperabit vi mette sempre una cartella lost, anche se in questo caso è vuota perché non c'è niente di lost, però l'avete lì, e come ID gli dà meno 1. Perché gli dà questi ID qua? Perché, allora, intanto quelli, gli ID che sono qui erano quelli già letti dal file system, questo l'ho messo io. Adesso, se io gli voglio dire di recuperare la cartella 5, cioè la root, gli dico restore. Allora, la partizione era la 0, cioè l'unica che c'è, e 5 è la cartella da cui partire, però lui legge tutto il contenuto. Premo invio e vedete, per esempio, il file dollaro quota su NTFS è un file particolare che non ha nessun data, quindi mi dice non posso recuperare il contenuto di questo file perché non c'è effettivamente.
però ad esempio restoring root companions a degli penguins, eccetera. Andiamo a vedere dentro a recupero, che era la cartella che ho creato prima. Mi ha creato partition 0, root, i file di sistema, alcuni li salta, tipo bad class lo salta perché ho scelto così, perché sennò occupa un sacco di spazio per niente. Questi sono i file che c'erano qua. Vedete che sono gli stessi di prima, no? Che avete visto. Allora extend. E qua adesso nei file nascosti non si vede. Eccolo qua, trash 1000. Questo era un file cancellato che Recuperabit mi ha ritirato fuori. Vedete? E anche qua i file cancellati li ha ritirati fuori. In futuro potrei aggiungere l'opzione di ignorare i file cancellati, recuperare solo quelli presenti, ma per il momento mi interessava recuperare tutto. Perfetto. Adesso torno un attimo. Allora, chiudo qua. Esco, exit, quit, scusate. E cancello... occhio con questi comandi qua, cancello, perché poi recupero dati e vi divertite. Cancello la partizione, la cartella partition 0. Ok, allora vi ricordate questo file che non era leggibile da test disk? Era il secondo esempio che abbiamo visto. Anche questo è piccolo. Vediamo con Recuperabit. Cambio il nome. Via. Anche questo ci metterà un attimo, perché anche questo è... Aia, no, ho sbagliato, scusate. Non fate quello che ho fatto io, cioè non dategli un save file di un'altra partizione, perché poi vi salta tutti i settori interessanti, perché lui pensava che fosse l'altra. Quindi cambiategli il nome, oppure ignorate questo parametro. Ok, adesso mi dice i risultati saranno salvati, non saranno letti. Perciò state attenti a questa cosa. Ok? Beh, più o meno è la stessa cosa, perché la partizione era la stessa, solo che questa è rovinata. Attenzione, una partizione trovata. Bene. Già questo mi fa piacere. Recuperabile, 11 file. Quella che era illeggibile da test disk. Vediamo l'albero. Eccolo qua. Nella root c'era un file di testo che era vuoto, questo vi confermo che non c'avevo scritto nulla, e è stato anche cancellato, però intanto che ci sia ve lo dico io. C'è mftmir e queste robe qua che sono tutte robe di sistema. Nella cartella di file persi, allora c'è una cartella 2067 che lui ha intuito che c'era, perché in realtà l'avevo cancellata e avevo anche sovrascritto tutte le informazioni di quella cartella. Ma perché ha intuito che c'era? Perché c'era questa cartella che come padre aveva il 67. E quindi ha detto, ma allora ci deve essere una cartella che è 67, e la metto sotto lost file. E lo stesso per aaa.txt, che anche questo era vuoto, però aveva un padre 64 che io ho cancellato. Cosa succede se vado a fare il restore di questa... Allora, intanto devo fare la 5, cosa fa? Mi fa il restore di questa parte qua. Perché questa è la root, che è la 5, e tutta la roba che c'è sotto qua me la recupera. Quindi, ma se io volessi recuperare anche, che fortuna, è rimasto anche qua, questa parte qui, cioè dal meno 1 in giù, allora vado a scrivere restore 0, meno 1 stavolta, non 5. Così parte da quel nodo lì dei file persi, che è staccato dalla root, perché sono due cartelle diverse. Eccolo qua. Allora, andiamo a vedere. Adesso c'è partizione 0, sempre. Root e lost file. Allora, nel root trovo... il file vuoto e tutta quella roba lì. Lost file,
trovo le due cartelle con i loro figli separati, non messi nella stessa cartella perché non erano nella stessa cartella. Questo, vi confermo che era vuoto perché non ci avevo messo nulla. E questo con another, e anche questa era vuota. Quindi abbiamo letto la struttura, l'abbiamo ricostruita correttamente e abbiamo recuperato dei file che, vabbè, in questo caso non c'era niente di utile nei file, ma comunque li ha recuperati. Allora, adesso tiro via anche questa e esco. Ah no, anzi, vi faccio vedere un'altra cosa. Nei comandi avete, allora, questo per l'help, questo per vedere solo le partizioni recuperabili, questo per vederle tutte, questo per vederle quelle non recuperabili, questo per stampare l'alberello a video, che vi consiglio di fare solo per partizioni molto piccole, perché sennò vi... Sì? Attenzione, CSV, questo è un altro comando che vi ho messo, CSV, partizione numero 0 e il nome lo chiamo contenuto.csv. Premo invio. Perché salva l'elenco in un file CSV? Te lo salva dentro, sì, adesso... Esatto, salva il contenuto nel file CSV, vediamo, con l'aiuto di LibreOffice, separato da virgola normale, non mettete altre robe, voilà, i file, il parent, il genitore, l'id che hanno questi file qua, le date di modifica, accesso, creazione, tutte queste informazioni ve le scordate con test disk e con PhotoRec sicuramente non le avrete mai, con test disk se la partizione è danneggiata non le vedete. Se è una directory, se è cancellato, se è ghost. Arrivederci. Ecco, è già qua. Però questa era comunque una partizione che il cui inizio era presente nel disco, cioè si leggeva. Cioè, si poteva trovare l'inizio e si poteva trovare anche quanto grande era il cluster. Facciamo l'ultima cosa, adesso cancello anche questo. La penultima cosa. Perché prima di passare a quello vi faccio vedere anche il body file. Body file è un formato di file particolare che è sempre un file testuale. Però, contenuto.body... Il body file lo diamo in pasto a un programma che non ho fatto io, è un programma che esiste già, che si chiama MacTime. MacTime è un programma che fa parte di SleuthKit, che è una suite di strumenti per analisi forense di file system, che prende un file strutturato in modo particolare, che è tipo un CSV ma è un po' diverso, e vi mette i file in ordine cronologico in base alle informazioni che gli ho dato, quindi i file modificati prima verranno messi in alto e così si ha tutta una cronologia delle ultime date registrate nel disco. E vi faccio vedere com'è. Allora, mettiamo less, eccolo qua. Vabbè, erano talmente pochi. Allora, alcuni file non hanno nessun dato numerico inserito, però vedete tipo tutti questi file sono stati creati alle 15.57.00, cioè quando è che io ho creato la partizione? Quando si è creata l'MFT e il mirror. Io la partizione l'ho creata il 19 ottobre 2014 alle 15.57. E poi il fuso orario bisogna vedere, perché questo dovrebbe essere UTC comunque. Questo file l'ho creato alle 15.43.30, l'ho anche acceduto quell'ora per l'ultima volta e l'ho modificato per l'ultima volta nel momento in cui l'ho creato, quindi non ci ho fatto nulla. Poi uno 7 secondi dopo, uno altri 2 secondi dopo. Però questi li ho fatti a dicembre 2015. Quindi voi potete vedere praticamente anche una cronologia usando un tool che esiste già che si chiama MacTime, passandogli l'output di RecuperHabit e vi esce quello. Per chi vuole introdursi in un documento LaTeX, un alberello come quello che vi ho mostrato prima, potete stamparvi il txplot direttamente da RecuperHabit, perché farseli a mano è una rottura di scatole assurda, ve lo dico io, quindi scrivete un programma che stampi codice e copiate e incollate e basta. Eccolo. E basta. E andiamo all'esempio più interessante. Allora, borderless.
Questo vi ho già mostrato, non funzionava con test disk. Con PhotoRec trovava le foto JPEG e basta. Vediamo con RecuperaBit. Allora, adesso per essere sicuro, tiro via il meno S, così non facciamo confusione, però uso la stessa directory di output, perché l'ho ripulita prima. Ecco. E borderless. Ok. Premo invio. La scansione avrà un output un po' più prolisso, perché qua c'è un po' di decine e decine di file. Aspettiamo. Ecco, vedete che questa è una cosa che non vedrete nelle partizioni, nelle altre, perché non c'era bisogno. Qua ha fatto un match con 100% di accuratezza in una certa posizione, che adesso qua non è molto chiara perché non è un messaggio solo per debug. Però il punto è che lui ha applicato quella tecnica che vi dicevo, di prendere i riferimenti che trovava, provare a tirarli o stringerli spostandosi sul disco con una tecnica di matching approssimato, perché può essere anche che alcuni non combacino, ovviamente. Anzi, sicuramente, perché se avete dei riferimenti presi da più partizioni, cioè sul disco ci saranno più partizioni, ma voi avete riferimenti di una sola partizione, quindi non è detto che combaci al 100%, però in questo caso combaciava perfettamente perché non era rovinato nulla, a parte l'inizio e la fine. Allora lui fa questa operazione e trova dove inizia la partizione, quanto grande è un cluster, non trova la fine della partizione, quindi adesso vedrete dei punti di domanda sulla dimensione, perché trovare la fine della partizione è un lavoro oneroso e che non serve a nulla per noi. A noi ci interessa solo dove inizia per recuperare i dati, dove finisce, vabbè, pazienza. E quindi una partizione trovata, cosa che ovviamente gli altri programmi non facevano. Vediamo, all parts, o recoverable, cioè è la stessa cosa in questo caso perché è una sola recuperabile. Ciao. Eccola qua, partizione numero 0. NTFS, boh, byte, 517 file, 517, non 12 come prima. L'offset è questo, in settori, in byte è quello. Eccolo qua, un parametro non molto convenzionale, 16 settori per cluster, che su NTFS è meno usato rispetto all'1 e all'8. L'offset è qua e il mirror l'avevo eliminato, quindi non ne ha trovato nessuno. Ok, tiriamo via sti segni. E allora, non stampo il tree perché è un po' grosso. Vi faccio un CSV per farvi un'idea di come sia la faccenda. Eccolo qua, e ve lo apro con LibreOffice, giusto per avere una... Qui non vedete l'albero, però vi fate un'idea di com'è il discorso. Questi sono tutti i file che sono dentro. Qua c'erano dei binari che avevo copiato in una cartella di binari. Delle librerie di sistema. Tutta roba copiata da un'installazione di Ubuntu, praticamente. E pictures. Beh, qua si capisce subito che questa cartella è dentro la root, perché è 5, no? Queste sono tutte le foto. Vedete tutte le date in cui io le ho create, cioè si vede proprio che il programma, cioè il sistema operativo, quando copiavo i file, ne copiava uno alla volta in ordine sequenziale, li salvava con un numero progressivo e anche la data di modifica, questa non so quale sia, di modifica o creazione, comunque è progressiva, modifica. Eccola. File di testo, ho copiato dei repository dall'installazione. Qua vedete tutte le dimensioni dei file. E niente, e questo è tutto il contenuto della partizione. C'è anche qualche directory. Non ci sono file cancellati qua perché non ne ho cancellato neanche uno. E vedete che la root, cioè la cartella radice è ghost. È ghost perché?
Perché avevo cancellato quel file, cioè l'indicazione che la root esisteva l'avevo cancellata dalla MFT, perché era un file di sistema, quindi ho detto la root la cancello. Quindi ha ridotto tutto. Sì, anche se avessi lasciato i limiti della partizione non sarebbe riuscito a leggere, perché la root era eliminata. Però ovviamente, sapendo che NTFS ha sempre la root uguale a 5, quando trovo degli oggetti dentro la cartella 5, non li metto sotto l'host, li metto sotto la root. Se no, dai, cioè, almeno il minimo che si può fare, facciamo. Ok, andiamo a fare il restore di sta roba. Vi anticipo già che non c'era nessun file lost. Sì, sono quasi sicuro che non ci fosse. Beh, se no ricontrollo. Andate bene perché i file lost, sotto lost li vedete dopo, quindi se l'ultimo è lost, no, anzi, no, non li vedete dopo. Ops. No, forse non l'ho neanche creato lost file perché... Ok, sì, non c'era bisogno. Allora, comunque sia, restore, allora, 0, sempre il numero di partizione qua, e 5, sempre 5 per la root. Invio. Voilà. E andiamo ad aprire root, other, picture, text, other, executables. C'è uno script, ci sono file binari, vedete anche l'icona perché il sistema operativo riconosce che alcuni sono binari. Libraries. Texts. Alcuni sono... Vedete? C'è tutto. C'è tutto. E pictures. C'è tutto, voilà, finito. Bene, grazie. Se volete fare qualche altra domanda, se c'è stato qualche passaggio magari che non ho spiegato bene o sono andato troppo veloce, dite pure. Ci saranno domande quando lo avremo provato. Beh, forse qualcuno è riuscito anche a provarlo mentre spiegavo, comunque potete, sì, trovare il software online, è un software libero e c'è il link sempre sul sito del LUG e gli esempi, questi sono gli stessi che avevo messo sul sito, quindi li trovate se volete salvarli e provarli. E credo che abbiamo finito praticamente. Bene, grazie a tutti. Grazie a te. Grazie ancora. Come il data mining, cioè tutti fanno data mining ma nessuno sa dire cos'è. Stessa cosa. è una disciplina che fa parte dell'informatica. Ok, non ci sono altre domande? 5. Tu sei un vassoio misterioso. Una sì. Sì. Quindi la procedura è sempre quella di utilizzare DDRescue, quando nel momento in cui c'è un disco danneggiato, la procedura è uso DDRescue, mi faccio l'immagine e poi lavoro sull'immagine con... Sì. Okay. Senti NTFS sì, se no... Sì, mi attacchi. Esatto. Per cui DDRescue è quello che fisicamente va a leggere i settori, per cui se io ho un disco sì. particolarmente danneggiato, c'è la possibilità che effettivamente non mi tiri fuori... Alcuni potrebbe azzerarteli, cioè non che te li azzera sul disco, te li legge come zeri, perché dopo diversi tentativi, dopo aver ridotto il campo sempre di più e dopo 3-4 volte che prova lo stesso settore, dice no, basta, zero. Allora, ma lì lo consideriamo come se fosse un record danneggiato, come se fosse un file record mancante o comunque fa parte della categoria metadati danneggiati, che possono essere danneggiati perché li ho letti male, perché sono effettivamente danneggiati, perché qualcuno li ha rovinati come ho fatto io per fare i test. Comunque, però i programmi normali di lettura di un file system, tipo il sistema operativo Linux o anche altri programmi tipo test disk, quando trovano delle parti danneggiate,
si bloccano magari perché non riescono a saltare l'ostacolo. Invece questo fa una ricostruzione, cioè non è dall'alto scendo, ma è da sotto che ritiro sull'alto. Sì? Sì, è un modello della spiegazione, ogni tanto citavi la frase dicendo nell'uso forense. Sì. Questi programmi hanno anche validità legale, quando bisogna ricostruire... Allora, che se sia valido lo deve decidere un magistrato, secondo me, non un tecnico. Quello che faccio, diciamo, ci sono delle best practice, poi nel senso non è che io sia esperto, questo è una cosa a cui mi interessa, ma non è che ci lavoro da anni o che è una cosa che mi interessa così per passione. Però ci sono delle best practice come banalmente non andare a scrivere nulla sul file sorgente. RecuperHabit, ti dico, usalo su una copia, ma anche se tu lo usi sul dispositivo vero, legge e basta, non scrive nulla sul dispositivo. Quindi quello comunque ti dà una garanzia che non vado a rovinare il disco originario. Poi, che uno possa dire, ma chi mi dice che la ricostruzione è effettivamente corretta oppure no? Bene, te lo dico, c'è il fatto che gli algoritmi sono pubblicati, il codice sorgente è pubblicato, è open source, quindi... non mi fido, provalo tu, vedi se ti viene lo stesso risultato o no. Verifica l'algoritmo e verifica se ci sono nascoste delle cose strane. Quando gli mostri a un soggetto che ti può dare delle, cioè ti può controbattere, che non è d'accordo, eccetera, gli mostri il codice, gli mostri il file di partenza, l'immagine che è stata acquisita in un certo modo, e gli fai vedere che anche a lui vengono gli stessi risultati, se prova lui non viene diverso, allora uno o gli algoritmi sono fatti male, ma uno appunto va a verificare come sono fatti, oppure deve accettare che la ricostruzione è accurata comunque. Poi è chiaro che ci possono essere dei casi particolarissimi in cui l'individuazione del parametro sbaglia, ma perché c'è una serie di coincidenze che lo fa sembrare corrispondente anche in un altro caso, ma nella maggior parte dei casi, se vedi che un match è il 99%, l'altro 1%, ti dici ok, quello 99% che vedo tutti i file, che ha senso. Poi cosa voglia dire in un processo o qualcos'altro, non è un tecnico che deve dirlo. Un tecnico fa un'analisi e dice questo è il risultato dell'analisi. Che uno sia responsabile di qualcosa o che, non è compito tuo dirlo, è compito di chi fa il processo. Sono dei file system. Devi garantirgli che quello che i file che hai recuperato siano corrispondenti a quello che. Sì, perché deve, ma uno dei criteri. La generazione dei file, se sono variabili per una causa o no, per dare colpa a una persona, questo è il magistrato. Ma il tecnico deve valutare, cioè dargli al magistrato la giusta corrispondenza del recupero dei file, questo deve garantirgli, penso. Sì, anzi, visto che mi viene in mente adesso per la domanda che mi avete fatto, esempio banale che ho messo anche come introduzione alla tesi, perché il carving, ok, sì, ma non è proprio il massimo. Se io faccio un'analisi di un disco e trovo una foto, diciamo, compromettente, una foto illegale, una foto che non dovrebbe esserci, col carving, cosa ho trovato? Ho trovato un file e basta. Non c'è un nome, non c'è una data di modifica, non c'è... Poi se vado a fare una ricostruzione così, perché magari la partizione era rotta, vado a fare una ricostruzione, due casi diversi. Trovo il file dentro la cache di Explorer. E il sospetto dice, l'ho trovata per sbaglio su internet, dopo l'ho chiuso. Ha senso, perché l'ha trovata, era lì. Caso 2 lo trovo sotto immagini preferiti, bellissimo, i migliori. Non puoi dirmi l'ho trovata per caso su internet e ho chiuso, perché l'hai salvata in una cartella con un certo nome e allora lì... Ma tu gli dai, comunque non vai a farle poi a fare le conclusioni, ma tu vai a dirgli no, guarda che la cartella era questa, che si chiamava così, è stata creata in questa data, è stata ceduta una settimana dopo, come fai a dirmi l'ho vista e l'ho chiusa? Quello si arrangerà lui con chi fa il processo, però io intanto gli dico che l'ha ceduta una settimana dopo di quando l'ha creata. C'è una forte probabilità, insomma. Sì, ma quello non spetta a me dirlo comunque, no, o a chi fa l'analisi. Quindi devi intervallo di probabilità, che sia successo.
Ah, poi puoi dire che risulta dai dati che è stato ceduto giorni dopo la creazione. Cosa voglia significare questo? Sarà qualcun altro che lo dice. Io un'idea me la sono fatta, ma non è compito mio dirlo. Ma ci sono dei file system sui quali è più difficile estrarre i dati? Sì, sicuramente ogni file system sono tutti diversi in qualche modo. Per quello... C'è più tool su qualche file system di recupero dati? Dipende anche... Se guardiamo sia commerciale che open source insieme, sicuramente NTFS e FAT sono quelli che hanno più studio, perché sono quelli più diffusi. Cioè trovi meno su Razer FS, perché... ZFS? Ancora meno, probabilmente. Perché... Credo, poi... Ah, non lo so questo, perché... No. Però... Sì. Anche perché alcuni... Poi io sto parlando... Adesso abbiamo fatto l'esempio forense, ma alcuni dei programmi che ho messo sono semplicemente programmi che vendono come programmi recupero dati, non programmi forensi, quindi... Quel mercato lì vuole NTFS e FAT, perché quello è la gente che usa, e poi quando si trova con i dati persi ha un FAT o ha un NTFS, perciò quello comprano, e se è quello che comprano, quello gli fai. Ok. Bene. Grazie. Fate i backup, non fate la guerra.